Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Giovanna Pancheri, giornalista di Sky, buonasera Marco Travaglio, direttore buonasera. Del Fatto Quotidiano, buonasera Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post. Buonasera. Allora, appena insediato, Draghi gode del 65% della fiducia degli italiani, come rivela il nostro sondaggio di Demopolis, e ci sono aspettative molto alte, troppo alte, subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, tu hai trovato molti aspetti positivi nel discorso di Draghi al Senato, ma al tempo stesso oggi scrivi che i 5 Stelle, dandogli la fiducia, si condannano al patibolo. Perché? Ma basta vedere quanti ministeri e di che importanza avevano nel governo precedente e quanti ne hanno conservati e quanti ne hanno persi oggi. Oggi non contano più niente, pur essendo il partito di maggioranza relativa, e sono completamente esplosi per la scelta che hanno fatto di entrare nel governo e che molti di loro non hanno condiviso. Il discorso di Draghi aveva degli aspetti positivi e degli aspetti vaghi e alcuni aspetti negativi. Ma sostanzialmente era per metà una dichiarazione di elogio del governo Conte 2 e di continuità rispetto al governo Conte 2, e per l'altra metà era praticamente uguale, salvo qualche parola cambiata e qualche avverbio cambiato, rispetto al discorso che fece Conte nel settembre del 2019 presentando alle Camere il suo secondo governo. E questo accresce il mistero sul giallo di questo premiericidio senza movente. Perché è caduto il governo Conte? Esaminiamo le cose che ha detto Draghi e le cose che sono accadute nelle ultime 2 settimane. Ci avevano detto che erano falliti gli incapaci, che Conte era il simbolo della politica incapace. Bene, Draghi si è preso 11 ministri su 22... che erano con Conte, 9 erano proprio i ministri di Conte e altri 2, Bianchi lavorava nella task force della Azzolina e Colao aveva fatto il piano per la fase 2 su incarico di Conte. Quindi evidentemente o abbiamo mezzo governo Draghi formato da incapaci, oppure il governo precedente non era formato da incapaci. Ci hanno detto che il problema era un recovery plan che faceva schifo e che era in ritardo e che andava cestinato e riscritto da quelli bravi. Draghi ha detto: il precedente governo ha già svolto una grande mole di lavoro sul programma in base a obiettivi di alto livello, ora dobbiamo approfondire e completare quel lavoro, le cui missioni resteranno quelle enunciate nei documenti del governo uscente. Quindi non è vero che buttano via, e forse non è vero nemmeno che il recovery plan faceva schifo. Semplicemente è stato bloccato da Renzi con una crisi che è durata 2 mesi e che ci ha fatto perdere 2 mesi e mezzo di lavoro, ma di tempo ce n'è, perché Draghi ha detto lo dobbiamo consegnare entro il 30 aprile e la cosa la sapevamo già quando tutti dicevano che c'era un ritardo. Ma quindi tu escludi, Marco, che Draghi possa fare meglio di Conte 2? Ma io non lo escludo e non lo affermo, lo vedremo. In questo momento c'è una dichiarazione di continuità, ma vado oltre. Ci hanno detto che c'era la dittatura sanitaria, che era un disastro, Speranza, il CTS, Arcuri, le chiusure, eccetera. Confermato Speranza, confermato il CTS, probabilmente verrà confermato anche Arcuri. Ci hanno detto che il problema era la prescrizione. È notizia di oggi che la ministra Cartabia ha fatto congelare tutti gli emendamenti che volevano cancellare la riforma di Bonafede e tutti quelli che la ritenevano una cosa urgentissima hanno accettato di congelare e quindi di lasciare lì dov'è la riforma Bonafede. Ci avevano detto del MES. Hai notizie del MES? Draghi non l'ha neanche citato e tutti quelli che lo chiedevano come imprescindibile adesso dicono che non serve più, anche se le condizioni sono esattamente quelle di prima. Il ponte sullo stretto, te lo saluto. La scuola, Draghi ha detto che bisogna recuperare le ore perse andando in classe fino alla fine di giugno, chiaro. Quando l'ha detta l'Azzolina, la volevano menare e lapidare. Quindi resta la domanda, perché se chi ha fatto le cose prima, lo chiediamo subito quelle a De cose Angelis. Continueranno a essere fatte dopo,
quel governo non andava bene e doveva essere buttato a casa, buttato all'aria in piena pandemia con una crisi che ci ha fatto perdere 2 mesi e mezzo? Alessandro De Angelis, hai una risposta, perché tu in realtà trovi che ci sia molta discontinuità tra il governo Draghi e il governo Conte 2 e sei d'accordo che c'è stato un premiericidio senza movente, come ha detto Travaglio? Ma io capisco che siamo in tempi di carnevale, ma non mi sembra che Draghi sia una sorta di conte mascherato, diciamo, ecco, mi sembra totalmente un altro governo e totalmente un'altra fase. Siamo arrivati fin qui non perché c'è stato un premiericidio, ma perché sostanzialmente la politica ha fallito. Ecco, è il fallimento della politica che produce Draghi, non Draghi che produce il fallimento della politica. Però Draghi ha detto che non è stato un fallimento, cioè, della politica. Ha fatto bene a dirlo, perché non voleva umiliarla presentandosi come un governo tecnico e fornendo ai partiti un'occasione anche di riscatto. Ecco, e sin dalla formazione del suo governo ha accettato, diciamo, di fare i conti con la politica e di rappresentarla. Non si è presentato come Monti, umiliando, diciamo, il Parlamento, sfornando decreti a raffica, eccetera. Ha cercato un nuovo equilibrio con la politica, che a mio giudizio può essere un'occasione di riscatto. Ma se siamo qui è perché la precedente maggioranza, diciamo, non ha prospettato una soluzione all'uscita dalla crisi, pensava di uscirne raccattando responsabili e i vari Ciampolillo, ecco. E l'allora opposizione, ecco, ululava al voto senza prospettare anch'essa un'uscita dalla crisi, quando è evidente che la soluzione del voto era impraticabile, diciamo. È per questo che siamo qui, ecco. Cioè, perché il problema è più grande di Renzi. È stato più grande di Renzi. Il precedente governo era fermo da mesi che non governava. E faccio presente che la più grande discontinuità portata da Draghi si chiama principio di realtà, che Conte aveva rimosso. Una delle prime parole del suo discorso è la parola morti, contagi, dolore, sofferenza, che era stata espunta dal quel grande fratello che c'era stato proposto quando il presidente precedente del Consiglio si presentava alle Camere dicendo che andava tutto bene e che c'era un modello italiano che il mondo ci invidiava, tranne poi capire che il modello italiano è essere primi per morti, essere il paese che crolla di più per PIL, essere il paese dove aumenta maggiormente il debito pubblico. Ecco, è qui che nasce Draghi, da un fallimento di un'ipotesi. È da qui che nasce Draghi. Giovanna Pancheri, ti interpello anche perché fino a pochissimo tempo fa sei stata corrispondente di Sky dagli Stati Uniti, tra l'altro sull'America hai scritto un libro che è appena uscito che si chiama Rinascita Americana, pubblicato da SEM. Ha ragione tra i nostri due interlocutori maschi, tu chi pensi abbia ragione? E Draghi oggi ha fatto il suo esordio da Presidente del Consiglio in un consesso internazionale. Sta cambiando il ruolo dell'Italia anche a livello internazionale? Anche su questo credo che ci siano delle linee di continuità in realtà. Non è che il governo giallorosso non fosse un governo europeista e un governo atlantista. Forse una personalità come quella di Mario Draghi, diciamo che crea una cornice ancora più solida da questo punto di vista, perché nel suo discorso non soltanto è stato chiaro su queste due aspirazioni del governo, ma anche ha sottolineato chi invece non viene considerato in quest'alveo, e cioè con chiarezza la Russia e la Cina. Forse su questo nei governi precedenti, ecco, questa estrema chiarezza non c'era. Per quanto riguarda poi il suo ruolo a livello internazionale, io credo che oggi Mario Draghi in quel tavolo, che è un tavolo che frequentava da tempo, probabilmente ha trovato più volti conosciuti di quelli che ha visto in Parlamento, insomma, negli ultimi giorni. Nel G7 di oggi, che lo ricordiamo era un pre-summit, quello poi fisico ci sarà in Cornovaglia, sarà probabilmente il primo, insomma, vertice fisico in cui si troverà, ma soprattutto ha anche iniziato a dare il senso di quella che è poi l'altra grande missione che ha in questo anno, e secondo me una delle ragioni per cui il presidente Mattarella ha poi scelto di risolvere la crisi in questo modo, e cioè la presidenza italiana del G20, perché certo. Oggi in questo consesso si è parlato dell'importanza della vaccinazione, degli sforzi che devono essere fatti a livello globale, perché il virus purtroppo è globale e quindi non si può vaccinare soltanto i paesi ricchi, e soprattutto non si può lasciare che
certi paesi vengono vaccinati soltanto dalla Russia e la Cina, per tornare, diciamo, alle zone, alle sfere di influenza, e questa discussione più che nell'ambito del G7 va fatta assolutamente nell'ambito del G20, e infatti poi diciamo che Draghi l'ha voluto sottolineare anche nel suo comunicato successivo, ricordando come a proposito proprio il primo Global Health Summit, quindi la prima riunione globale sulla salute di quest'anno dedicata alla pandemia, sarà proprio a Roma nel mese di maggio. Quindi insomma tanti appuntamenti importanti, dove comunque Marco Travaglio saremo molto ben rappresentati con Mario Draghi, ma diciamo se... E col ministro incompetente di prima, Di Maio, naturalmente. Col ministro incompetente Di Maio lo dici tu. Sì, lo scappato di casa. No, no, perché questa è la raffigurazione carnevalesca che viene data. Prima tutti incompetenti, adesso sono tutti competenti, però ce ne sono 11 che c'erano anche prima su 22. Ma quindi qual è la risposta che tu ti dai quando dici che è stato fatto un premiericidio? Beh, la risposta che abbiamo visto tutti con i nostri occhi per 2 mesi e mezzo. C'era un governo che governava benino, che aveva ottenuto 209 miliardi non in Russia o in Cina, ma in Europa, grazie alle relazioni che aveva costruito con la sua diplomazia il Presidente del Consiglio. C'era un governo che aveva avviato una campagna di vaccinazioni che era la più efficace e rapida del mondo, elogiata non in Cina e in Russia, ma da Ursula von der Leyen, e invidiata dai tedeschi che rimproveravano la Merkel di non essere partita a razzo come l'Italia, per non parlare della Francia. Sì, ma Marco, e di la altri politica paesi europei, ha fallito e nel a un non certo trovare punto, una soluzione. E a un certo punto, no, non è la politica che ha fallito, Lilli. C'è uno sfascia carrozze col 2% che ha buttato all'aria quel governo, non per gli errori che faceva, ma per i meriti che aveva, per sfasciare un'alleanza che se fosse andata avanti avrebbe raccolto i frutti che già stava raccogliendo con quei risultati. Ti segnalo che il disastro di prima ci sta regalando tuttora in questi giorni i dati migliori per quanto riguarda i contagi rispetto agli altri grandi paesi europei, che sono quasi tutti in lockdown, mentre noi per fortuna non ci siamo, e ogni giorno vediamo a poco svuotarsi le terapie intensive e i reparti Covid, gli incapaci di prima. Quindi non raccontiamo balle, non c'è stato nessun fallimento della politica, c'è stato uno sfascia carrozze col 2% che ha fatto saltare un governo che stava ottenendo dei risultati. Dopodiché Draghi non c'entra assolutamente niente, il presidente Mattarella si è rivolto a Draghi nella speranza che dicesse di sì, perché probabilmente era l'unica personalità alla quale le forze politiche non avrebbero osato dire di no. È andata... in un momento così di emergenza, certo. Ma quello che è successo prima non ce lo possiamo dimenticare, perché è una violenza nei confronti delle regole parlamentari che non si è mai vista e che grida ancora vendetta rispetto al fatto che è stato mandato a casa un governo che aveva la maggioranza parlamentare, che rappresentava gli elettori, mentre questo è un governo uscito in emergenza dal cilindro del Presidente della Repubblica, in situazione ovviamente emergenziale, che è stata creata da uno solo, quello del 2%, quello che è andato a omaggiare non la Cina o la Russia, è andato a omaggiare il principe Bin Salman, indicato dall'ONU come il mandante dell'assassinio del giornalista dissidente Khashoggi, e che ci ha promesso di dare una spiegazione alla fine della crisi. La crisi è bella finita, ma non ha mai dato nessuna spiegazione. Sì, questo è quello che è successo. Alessandro, non raccontiamoci storie o leggende. Alessandro De Angelis, diciamo, la performance di Renzi in Arabia Saudita, quella proprio lasciamola perdere, nel senso che sì, farebbe bene a fornire qualche spiegazione, quando Marco Travaglio critica molti colleghi perché per un eccesso di elogi preventivi nei confronti di Mario Draghi, non ha un po' ragione, perché poi insomma abbiamo letto anche alcuni pezzi molto gustosi, no, di descrizioni di Draghi che... Ma sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
come dice quello stornello romano, le fontane che fanno vino, ormai, diciamo, no? Ecco, è in atto un processo di beatificazione. Io su questo sono d'accordo, diciamo, con Travaglio. Non mi stupisco, perché questo è il paese spesso del servo encomio e poi del codardo oltraggio quando le cose vanno male. È un paese. Però dove non ha ragione anche Alessandro quando dice che, insomma, non è che il governo Conte 2 fosse tutto sto disastro, perché in effetti fino a quando Renzi non ha cominciato a picconarlo sistematicamente non abbiamo avuto tutte queste critiche neanche dall'estero. Io ho una visione diversa e più articolata. È un governo che ha fatto cose buone e cose, a mio giudizio, meno buone. La cosa buona è stata, non c'è dubbio, la collocazione internazionale, la partita europea. Poi si può fare un elenco delle clamorose inefficienze, diciamo, dalle primule che infatti sono state immediatamente dismesse da Draghi, che costavano 400.000 euro, diciamo, a primula, per una cifra esorbitante, alle incertezze sulle riaperture, al ritardo sui bandi, ai banchi a rotelle, ma quello, il maggior punto di dissenso dell'analisi, visto che su Renzi, diciamo, nutriamo le stesse critiche sin dai tempi in cui sostenevamo il no al referendum, è che, signori, Renzi era il papà del precedente governo, e come si dice a Napoli, chi va per questi mari questi pesci prende. Che facciamo, che Renzi è buono quando quel governo lo fa e poi quando lo tira giù diventa il mostro? Quel governo era una crisi in piena pandemia. Sì, ma l'inaffidabilità, diciamo, di Renzi non è una scoperta, e quel governo, tu ricorderai, che stava per cadere sulla prescrizione prima della pandemia, diciamo. Poi ha trovato in una situazione d'emergenza un minimo di coesione minima, e appena è tornato il gioco politico sul recovery, cioè quando si è cominciato a discutere, diciamo, di soldi e di potere, ed è tornata la politica, è saltato tutto e non ha trovato più una quadra. Qual è l'obiezione che faccio io? È che, siccome è evidente che in quell'assetto non si poteva andare avanti, invece di provare a raccattare responsabili, secondo me sarebbe stata cosa responsabile proporre un'altra soluzione senza ancorarsi a Palazzo Chigi nell'ossessione stessa del potere. Ma quale altra soluzione sarebbe stata possibile? Guarda, io sono affezionato a una sinistra che si fa carico, lei, dell'interesse nazionale. In altri tempi Draghi lo avrebbe proposto, a mio giudizio, la sinistra, perché viene prima il paese di un equilibrio politico e del potere Conte, di una persona che sta a Palazzo Chigi. Subito? Doveva mollare Conte subito? Secondo me, a un certo punto, nell'impraticabilità di andare avanti, bisognava offrire un'altra prospettiva al paese, che poteva essere Draghi, poteva essere un'altra cosa. Ma visto anche il discorso che ha fatto Draghi, mi sembra un discorso dentro il quale c'è l'orizzonte di un moderno riformismo. Allora, l'avete sentito sull'immigrazione, sull'Europa, sul fisco, il fisco progressivo? Non mi sembra un discorso della restaurazione. Allora, Giovanna Pancheri, abbiamo fatto fare un sondaggio al nostro Pietro Vento di Demopolis, e per capire gli italiani quanto si fidano di Draghi dopo il suo discorso al Senato e alla Camera. Il 65% dice che gli dà fiducia, che è molto alto in così breve tempo. È una luna di miele che potrà durare, secondo te? E comunque meno del suo consenso parlamentare, se ci pensi, perché invece a livello di Parlamento ha quasi il 90%. In realtà oggi mi fa piacere citare Umberto Eco, perché sono 5 anni dalla sua morte, e lui diceva che la vera saggezza sta nel non distruggere gli idoli, ma nel non crearli. E io sono assolutamente d'accordo su questo. Insomma, Mario Draghi non ha bisogno di questo tipo di consenso. Credo che forse questa sia la vera discontinuità che può portarlo ad avere dei risultati importanti con questo governo, che, a differenza di molti dei governi che lo hanno preceduto, non ha la necessità del consenso, non ha la necessità di pensare ad una elezione in arrivo. Non è quello il suo obiettivo. Il suo obiettivo... Perché pensi che non abbia il problema del consenso? Chiunque debba governare un paese ha il problema del consenso, no? Dal suo discorso credo che non sia questo il suo obiettivo. Il suo obiettivo è diverso, ha la possibilità, vista la sua statura, vista la personalità che è, di passare alla storia.
perché in un momento di grande difficoltà riesce ad unire il Paese, a prenderlo in mano e a portare ad un cambiamento positivo e soprattutto ad uscire da una situazione di crisi di così grande difficoltà. E lui credo che sia più quella la sua ambizione, se vogliamo definirla così, ovviamente con uno sguardo al Colle, insomma, si è detto tante volte, però questa secondo me può essere una sua forza. E non è un caso, se tu pensi al suo discorso, lui a un certo punto ha detto che a volte il tempo del potere si spreca nel cercare di conservarlo. Quanto è indicativa questa frase, non sarà quello bellissima. Che lui farà, non userà così il suo tempo. Questa potrebbe essere un'occasione per il Paese. Sicuramente dovrà essere un'occasione per il Paese, perché sennò il Paese va a remengo. Non è che Marco Travaglio abbiamo moltissime possibilità, però ti volevo chiedere dei 5 Stelle, perché la fiducia a Draghi sta provocando nei fatti una spaccatura del Movimento 5 Stelle. Intanto è giusto espellere i parlamentari dissidenti e tu pensi che faranno un nuovo movimento, un nuovo partito guidato da Alessandro Di Battista? La risposta mia è no a entrambe le tue domande. Non è giusto espellerli per una semplice ragione, che non si può chiedere a dei parlamentari di violentare la loro coscienza e di votare a favore di un governo con Berlusconi, il pregiudicato, quello che Grillo chiamava lo psiconano e lo psicopedonano a un certo punto, e che loro avevano giurato di non incrociare mai nella loro esperienza politica. Quello sì è un tradimento degli elettori. Ma anche con la Lega avevano detto mai. No, non confondiamo. Ricordiamoci la loro campagna elettorale del 2018. Di Maio disse: o prendiamo il 50% o governiamo con chi ci sta, escluso Berlusconi. Di Maio non fece il premier perché rifiutò addirittura di fare una telefonata a Berlusconi. Quello è il tabù, il resto non c'era, il resto non c'era. Quindi in più non possono uniformarsi a un voto fatto su Rousseau su un quesito fallace, perché Grillo, per invogliare gli iscritti a votare sì al governo Draghi, gli ha promesso un super ministero della transizione ecologica e ambientale che fosse diretto da loro e che inglobasse il ministero dell'ambiente e dello sviluppo economico. L'hanno dato a un renziano che si chiama Cingolani, che sta prendendo tutti i renziani e tutta gente di Confindustria nel suo staff. Il Mise è sopravvissuto e invece di lasciarlo ai 5 Stelle, cioè a Patuanelli, l'hanno dato a Giorgetti. Ti raccomando l'ambientalismo di Giorgetti fra TAV, Terzo Valico, autostrade colate di cemento, trivelle e inceneritori, proprio l'ideale dell'ambientalismo grillino. E in più avevano garantito che ovviamente avrebbero difeso le loro battaglie. E come fanno a difendere le loro battaglie se perdono contemporaneamente il Ministero del Lavoro, Reddito di Cittadinanza e Decreto Dignità, il Ministero della Giustizia, con tutto quello che hanno fatto sulla giustizia da soli, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Istruzione, Marco, per prendere scusami, tre ministeruncoli e più gli esteri, che è diciamo un ministero decorativo, perché sappiamo che la politica estera la fanno il Premier e soprattutto la fanno in Europa e in America. Però ascolta Marco, scusa, devo solo chiederti a questo punto di Grillo, perché se fosse vero quello che tu stai dicendo, Grillo li ha portati proprio lì a votare la fiducia a questo governo, non è che sia impazzito improvvisamente, no? Secondo me si è fatto fregare da Draghi. Ma Grillo è uno che gli ha fatto una telefonata il primo giorno di 2 ore e evidentemente sì, io giudico dai risultati. Lilli, ti pare che il partito di maggioranza relativa può avere lo stesso numero di voti di ministri del PD che ha preso la metà dei suoi voti e dei suoi seggi e quasi gli stessi ministri di Forza Italia che ha un quinto dei suoi seggi e della Lega che ha la metà dei suoi seggi? Cioè è una cosa che è nei fatti, sono stati asfaltati, sono stati spianati da Draghi, ecco, che gli aveva promesso delle cose e poi non le ha mantenute, e Grillo, per tenere il punto e non ammettere di essere stato fregato,
continua a dire che bisogna starci perché il futuro sta da quella parte. Ecco, può essere che il futuro è una, stia da quella esatto, parte, ma i 5 Stelle non contano più nulla, ecco, in questo però, governo. Questa è un'opzione, Alessandro De Angelis, no? Perché quando Grillo ieri dice non siamo più marziani, vuol dire anche che ha portato in questi anni il Movimento 5 Stelle ad essere più istituzionali, ad essere in grado di misurarsi con la sfida del governo. E questo è il disegno di Grillo o si è fatto gabbare da Draghi, come sostiene Travaglio? No, secondo me Grillo ha fatto un'operazione politica, diciamo così, come l'anno due anni fa condusse il movimento impegnandosi in prima persona nel governo Conte 2, nell'alleanza col PD, che anche lì veniva descritto come il marcio fondamentalmente, gli indagati, ce lo ricordiamo, Bibbiano, il partito di Bibbiano, cioè, li condusse là sulla base di un'ipotesi politica, adesso li ha portati, diciamo, a sostenere il governo Draghi, a testimonianza, diciamo, che uno non male uno, nel senso che poi alla fine la politica è fatta di leadership e sono i leader ad assumersi, diciamo, il compito delle operazioni più complicate. Io noto una cosa, perché io, diciamo, non riesco ad essere affezionato all'idea che il bene è quando comandano quelli che stanno più vicino al tuo cuore e il male è quando ci sono soluzioni che possono anche essere utili per il paese. Io vedo questo: la fotografia di inizio legislatura ci consegna il governo giallo-verde, l'Italia populista, con Salvini che indica Paolo Savona al Ministero del Tesoro, con il piano B, l'ipotesi di uscita dall'euro, e dinanzi al capo dello Stato, che Ministro secondo le sue Ciampi. Legittime prerogative lo stoppa, i 5 Stelle propongono l'impeachment. 5 anni dopo noi abbiamo le due forze politiche, diciamo, di quello che abbiamo chiamato il populismo, che votano colui che ha salvato l'Europa. Questo è un dato di fatto. 3 anni allora, e mezzo dopo. Esatto, scusa, ho sbagliato il tempo. Allora, davanti a questo fatto, no, bisogna capire se le forze politiche la vivono come una dura necessità oppure come una opportunità per arrivare a un sistema più europeo, dove c'è, diciamo, come in tutti i sistemi europei, più o meno un centrodestra, chiamiamolo normale, si sarebbe detto negli anni 90, e un centrosinistra normale, che hanno un tessuto di valori comuni che condividono e che poi tornano radicalmente alternativi, radicalmente alternativi. Ecco, perché compromesso in nome di alcuni obiettivi non è una parola brutta o sinonimo di inciucio. Le grandi democrazie si fondano sui compromessi, e nei momenti in cui l'alternativa è il baratro, come ha spiegato il capo dello Stato, ecco, perché non era praticabile andare a votare producendo assembramenti nei comizi elettorali e bruciando 200 miliardi di recovery, ecco, nel momento in cui l'alternativa non c'è, mi pare che l'unico impegno sia per cercare di far funzionare questo esperimento. Allora, Giovanna Pancheri, secondo te, intanto mi dici che idea tu ti sei fatta di Grillo, se anche in questo caso aveva un disegno politico, e quali saranno i partiti che di questa ampia maggioranza, ricordiamo la Meloni è rimasta fuori e un paio di esponenti di LeU, quali saranno i partiti che renderanno più instabile questo governo Draghi? Ora parto da questo, perché io credo che lui abbia dato un segnale. Diciamo spesso che Draghi non è un uomo di molte parole, ma un uomo di gesti, e credo che il segnale lo abbia dato in come ha deciso di sedere i ministri accanto a sé, no? Non ci sono vicepremier, lo sappiamo, in questo governo tradizionalmente di norma c'è il ministro degli esteri e il ministro degli interni seduto in Parlamento accanto al Presidente del Consiglio. Questa volta lui aveva Giorgetti e Patuanelli, gli esponenti a mio parere dei due partiti, dove sa che questo quindi governo, Giorgetti, Lega, Patuanelli, Movimento 5 Stelle, può creare in qualche modo i mal di pancia maggiori, insomma. Quindi queste possono, a mio parere, le forze che lui stesso è consapevole potrebbero essere più rischiose nelle sue azioni di governo, soprattutto perché, questo l'ho ribadito anche nel suo discorso, in parte non del tutto, ma lo sappiamo, cioè uno degli obiettivi del Recovery Fund è anche portare avanti tutta una serie di riforme, ce ne sono alcune su cui
si può trovare una comunanza di vedute, ovviamente quando si parla del recovery stesso a livello di aiuti, quando si parla in parte insomma delle riforme che possono essere necessarie sulla burocrazia, diventa un po' più difficile quando si guarda alla giustizia o al fisco, che sono altre due riforme necessarie, o anche alla riforma della concorrenza, con un'altra che lui sicuramente vuole portare avanti e che l'Europa in parte ci chiede, cioè i continui aiuti di Stato che vengono dati su dossier così delicati come ad esempio all'Italia, che sappiamo sarà uno dei primi che si troverà a trattare. E quindi ovviamente c'è bisogno, c'è la sua consapevolezza che c'è bisogno di mettere insieme sensibilità molto differenti su questo. Io però penso che anche per quanto concerne 5 Stelle, in realtà non è vero che non abbia concesso nulla, comunque il Ministero per la Transizione Ecologica esiste, Cingolani è una personalità che Grillo conosce, che ha detto pubblicamente anche prima insomma della sua nomina che è una personalità che lui stesso apprezzava. Quindi da quel punto di vista un segnale c'è stato, non dimentichiamoci che la quota di recovery dedicata all'ambiente, però la quota un grillino della Leopolda dice, però insomma era qualche anno fa, non è che però Grillo gli ha fatto molto i complimenti, è andato a vedere insomma l'istituto, ma ha preso il capo di gabinetto della Boschi e come capo staff uno di Confindustria. Ma scusate, ma è vero che ormai le differenze non esistono più, ma ci sarà una differenza se prendi il braccio destro della Boschi e il braccio destro del presidente di Confindustria o prendi qualche ambientalista? Ma però insomma, anche con l'Azzolina c'era, altrimenti diventa tutto uguale. Anche con l'Azzolina, per esempio, il Ministero della Pubblica Istruzione, c'era chi veniva dal mondo Boschi, cioè su questo insomma poi spero che ci sia, almeno in questo governo si è sempre detto, una valutazione che si fa sulle personalità e sulle competenze. Comunque anche rispetto a quel ministero vi faccio presente, è importante ricordare che l'Europa ci chiede che buona parte di questi 209 miliardi vengano spesi proprio sulle questioni ambientali, tant'è che nel primo recovery plan messo a punto nella bozza del governo Conte 2 c'erano oltre 60 miliardi per questo. È così, e quindi Draghi anche sul successo del recovery plan misurerà la sua popolarità, che gli interessi o meno. Adesso però vi facciamo vedere il sondaggio del nostro Demopolis. Guardate, ci sono alcuni spunti molto interessanti con Paolo Pagliaro. Secondo il sondaggio condotto nelle ultime ore da Demopolis, le dichiarazioni programmatiche del nuovo Presidente del Consiglio sono state apprezzate da quasi 2 italiani su 3. Boccia Draghi il 22% degli intervistati. 4 sono i punti più apprezzati del discorso di Draghi. In primo luogo l'impegno a rafforzare e velocizzare la mobilitazione per i vaccini e subito dopo quello per la protezione di tutti i lavoratori colpiti dalla crisi. Per il 73% è urgente la riorganizzazione della sanità territoriale, il 70% apprezza l'ipotesi di revisione dell'IRPEF. Tra gli altri punti condivisi da oltre 6 italiani su 10 troviamo il rilancio della scuola dopo i mesi di didattica a distanza, l'impegno per l'ambiente e la transizione ecologica, l'irreversibilità della scelta dell'euro. Il 60%, sia pure con alcuni timori, condivide la fine degli aiuti a pioggia con il supporto alle imprese in grado di ripartire e l'impegno di riconversione delle altre. Secondo l'analisi dell'Istituto diretto da Pietrovento, alcuni punti appaiono meno chiari all'opinione pubblica. Il 54% vorrebbe sapere quali saranno con il nuovo governo le norme e i criteri di contrasto al Covid. Un intervistato su 2 non ha compreso se ci sarà o meno continuità nelle modalità di erogazione di ristori e sussidi. Il 42% si chiede se sarà prorogato il blocco dei licenziamenti in primavera. Mi sono chiesto se noi stiamo facendo per i nostri figli e nipoti tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, ha detto Draghi. E questa è la sua frase rimasta più impressa. Sono piaciute altre 2 frasi. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta, e oggi l'unità non è un'opzione, ma è un dovere. A un 35% è piaciuto sentir dire che il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo. C'è molto scetticismo infine sul fatto che i partiti sapranno mettere da parte le loro rivalità. La maggioranza pensa che lo faranno solo in parte, il 30% che non lo faranno per niente. Siamo in chiusura, grazie Marco Travaglio, grazie Alessandro De Angelis, grazie Giovanna Pancheri, grazie. Ricordo il tuo nuovo libro, Rinascita Americana, pubblicato da SEM, grazie spettatrici e spettatori e vi lascio a Propaganda Live a Diego Bianchi con molti ospiti, quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30, arrivederci.